Il rapporto tra l'innovazione digitale e la guerra e la pace, in un mondo sempre più interconnesso, in un momento storico molto complicato per via del crescente conflitto in Medio Oriente, è stato al centro dell'incontro a Internet Festival, che ha visto confrontarsi lo scrittore Adnan Sofri, la ricercatrice Chiara Milan, la giornalista Elena Pasquini e Patrick Zaki, ricercatore e attivista per i diritti umani che ha trascorso 22 mesi in carcere in Egitto, solo per la sua attività di denuncia delle discriminazioni subite dai cristiani copti nel suo paese e oggi sta frequentando un dottorato al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociologia della Scuola Normale di Pisa. Oggi sei qui a Internet Festival per parlare di guerra e pace in un mondo digitale, proprio mentre stiamo assistendo impotenti all'escalation del conflitto in Medio Oriente. Cosa pensi che si possa fare per costruire un futuro di pace? Yeah, I think like today I'm here to talk about the phases of using and the misusing of internet during the war and peace. For sure, sono qui per parlare dell'impatto che l'utilizzo di internet nel bene e nel male può avere sia in tempo di guerra che in tempo di pace. Racconterò la mia esperienza di come durante le proteste pacifiche in Egitto nel 2011, attraverso la rete, abbiamo creato una comunità resistendo in modo pacifico, di come abbiamo usato internet per rivoluzionare l'Egitto nel 2011. Parlerò anche del cattivo uso di internet, dell'oppressione e della censura che sta accadendo ora su tutta la rete e su tutti i social media riguardo a quello che sta succedendo in Palestina e in Libano. Per me pensare alla pace ora non è facile. Per vivere in un mondo di pace serve un reale interesse da parte dei decision maker, dei governi, che ora non stanno dando la priorità alla pace nella loro agenda politica. Senza questo impegno non riusciremo ad avere la pace. Need and they are not prioritizing the peace in their agenda, so we will not reach peace as soon as possible. Da poco è uscito in Italia il tuo libro Sogni e illusioni di libertà, in cui racconti la tua storia di attivismo per i diritti umani e anche la tua prigionia. Che messaggio volevi mandare? Il messaggio che voglio mandare, soprattutto oggi, è che per via della guerra, per via di quello che sta succedendo in Palestina e Libano, ci stiamo dimenticando delle violazioni dei diritti umani in Egitto, delle migliaia di prigionieri politici che si trovano ancora oggi dietro le sbarre solo per le loro opinioni. Dovremmo pensare a loro, è per questo che ho scritto questo libro, per parlare di queste persone che stanno in prigione per anni solo perché le loro opinioni politiche sono diverse rispetto a quelle del governo. Sei rimasto in contatto con i tuoi compagni di prigionia? Sì, sono sempre in contatto con loro e le loro famiglie. Ci scriviamo e ci mandiamo messaggi. Non posso dimenticarli. Siamo stati insieme, abbiamo mangiato insieme e vissuto momenti difficili, supportandoci a vicenda. Se mi dimenticassi di loro, non sarei una buona persona e un vero amico. Cerco sempre di parlare di loro e dei loro casi. Hai scritto che la sofferenza psicologica è stata la cosa più dura della tua prigionia. Yeah, because at the end of the day the physical violence stayed for 36 Sì, perché alla fine la violenza fisica è durata 76 ore. Di sicuro è stata un'esperienza molto traumatica per me, ma la violenza psicologica è durata 2 anni. È qualcosa che non puoi vedere o toccare e quindi è più difficile da affrontare. Per me l'ansia e tutte le forme di pressione psicologica sono state più dure da sopportare della violenza fisica, perché quella a un certo punto finisce, mentre la violenza psicologica non puoi fare niente per fermarla. You can't do anything to stop it. Pensi che il sostegno dell'Italia ti abbia salvato la vita? For sure, that's one of the main factors why I'm here today, the work of the Italian population. Di sicuro, questo è il motivo principale per cui sono qui ora. Il lavoro della popolazione italiana di Bologna, il lavoro dei cittadini in tutta Italia che hanno dimostrato per me per 2 anni, chiedendo la mia libertà, la mia possibilità di viaggiare in Italia, di vivere una vita normale, come un normale ricercatore. Quando parlo dei motivi della mia libertà, dico sempre che certamente il numero uno è la popolazione italiana, che ha sempre chiesto la mia libertà e ha lavorato per questo, oltre alla mia famiglia e ai miei amici. The first one is the Italian population who worked for me. Ora stai frequentando il dottorato qui a Pisa alla Scuola Normale. Come ti trovi? Super honored, like one of the... Molto bene, è una delle università più prestigiose in Europa e sicuramente la numero uno in Italia. Sono molto contento di aver passato l'esame. Avevo un po' di ansia prima di sostenerlo, ma alla fine è andata bene e sono qui. Sto davvero pianificando di restare qui e ottenere il miglior risultato possibile in questa università così importante. Vedremo cosa il futuro mi porterà. What the future is carrying for me.